Matteo Malucelli, alla conclusione della prima tappa della settimana Coppie Bartali, per te un altro secondo posto, stai andando vicinissimo a questa vittoria. Sì, ormai il terzo secondo posto in 10 giorni sta prendendo un brutto vizio, perché arrivo secondo ma non vinco. Oggi non era una tappa facile, ci volevano le gambe e sono arrivato lì e dispiace, perché quando ci si arriva così vicino si vorrebbe sempre vincere, però nel ciclismo ci vuole gambe e anche un po' di fortuna. Evidentemente mi manca un po' di fortuna, la squadra ha fatto un gran lavoro, sono arrivato lì e vediamo, i prossimi giorni sicuramente saranno duri, ma prossimamente spero di tornare così vicino alla vittoria e sperare di vincere il prima possibile. Si conferma il fatto che per i velocisti la vita è sempre dura, se non si hanno le giuste organizzazioni nell'inseguimento si rischia di far arrivare la fuga. Sì, diciamo che oggi conoscevamo il finale, sapevamo che la fuga non poteva prendere più di 2 minuti e il finale è stato un po' pericoloso con alcune curve in discesa, la conoscevamo, insomma, l'abbiamo provata ieri, conoscevo bene la discesa perché abitando a San Marino vengo spesso in queste strade e quindi sapevamo che era importante stare davanti. Purtroppo sul finale, sai, 100 metri in fondo alla discesa, quando le squadre non sono organizzate sono difficili da chiudere. Il corridore della Tudor Brenner è stato bravissimo, ha vinto e io purtroppo sono arrivato secondo, però c'è un primo e c'è un secondo e c'è un terzo e oggi mi hanno toccato un altro secondo posto. In conclusione, una squadra ambiziosa, la vostra Ucchio, c'è anche un DS come Emanuele Boaro che si è affacciato adesso a questo nuovo mondo, come ti stai trovando con loro? Mi sto trovando molto bene, oggi gli ho chiesto di lavorare, di prenderci le responsabilità, perché comunque è importante anche per noi essere protagonisti delle corse e prendere un po' di far crescere un po' la nostra autostima. Così abbiamo lavorato, io ho fatto il massimo, non sono riuscito a ripagarle con una vittoria, però più di così oggi non potevo fare, dispiace perché vincere è sempre vincere, però va bene così. Ok, grazie.